Buongiorno ragazzi, oggi facciamo la torta di pane. La torta di pane è una torta casalinga, diciamo, che non ha bisogno di ricette, nel senso che si fa un attimino occhio. Allora, la cosa importante è far scaldare il latte, ok? Io già qua l'ho fatto scaldare e a questo punto andiamo ad aggiungere pane secco. Fino a quando ne prende, non c'è una dose, fino a quando vediamo che il latte è tutto assorbito dal pane, ok? Buttiamo. Se il latte è bello caldo, il pane si inzuppa subito. Lo lasciamo un momentino in ammollo. Nel frattempo preriscaldiamo il nostro forno a 180 gradi. Ecco qua. Vedete che il pane ha assorbito tutto il latte ed è diventato tutto morbido, ok? A questo punto io vado a metterlo in macchina, ma potete tranquillamente fare anche a mano. Sminuzziamo bene tutto. Ecco, vedete? Quando è tutto bello sminuzzato, possiamo andare ad aggiungere due bei cucchiaioni di zucchero, un bel cucchiaio di cacao biscotti, una confezione di biscotti, se avete dei biscotti secchi qualsiasi biscotto va bene, cioccolato in pezzi, io sto usando del cioccolato al latte perché avevo questo, amaretti. Come ultimo ingrediente andiamo ad aggiungere l'uva sultanina. L'uva sultanina, prima di metterla, l'abbiamo messa a bagno per ammorbidirla e per togliere tutte le impurità, ok? L'abbiamo lasciata un po' a bagno, adesso vado a scolarla. Ok, questa è l'uva sultanina che abbiamo scolato, andiamo ad aggiungere l'uva sultanina. A questo punto fate un assaggio se è abbastanza dolce, se c'è abbastanza cacao, visto che abbiamo fatto tutto bene o male a occhio, ci diamo un'idea assaggiandola. Precisa, raga. Possiamo andare direttamente nella tortiera. Io uso una tortiera antiaderente, quindi non metto burro, non metto niente, la torta si staccherà perfettamente da sola. L'impasto è così, raga. Ok? Ovviamente non è liscio e omogeneo, è una torta casalinga. Andiamo! Ultimo step per questa torta, andiamo a cospargere con dei pinoli. Lanciateli in modo che si attaccano bene alla torta, eh? Voilà, la nostra torta di pane in 5 minuti è già pronta per essere infornata. Ecco raga, sono passati 25 minuti circa e la nostra torta di pane è pronta. La consistenza che deve assumere è questa, vedete? Voilà! Non mangiatela subito, fatela riposare che è più buona.